aprire. Prendiamo il K e ci mettiamo la stessa size esatta che abbiamo fatto prima, anzi, sbilanciamo un attimino, la facciamo un pochino più grossina. Anche perché è un bordo abbastanza non molto drawy, ma insomma, qualche progetto che ci potrebbe essere. Ciao Pitone, piacere mio. Difendiamo K9. Python. 226 se lui ci betta con K, chiamo. Non ho molti assi nel mio range perché avrei tribettato. Lui ha aperto, quindi lui ce li ha. Grazie per il following, Python. Vabbè, devo foldare, dai. Non bellissime, ma in posizione le possiamo giocare. Soprattutto per il fatto che lui non tripetta mai. Quindi mi fa vedere ogni flop. Questo è un flop abbastanza drawy. Io ho il 2, non serve che value bet, cioè che bet, perché lui potrebbe realizzare e anche se il 2 fa un po' schifo come. Potrebbe seguire con un. No, invece se mi raisa fold e basta. Però lui potrebbe fondare subito carte che hanno equity come non so, K donna, K10, 7-7, 7-7 non ce l'ha, avrebbe tripettato. Donna 5 le apriamo. Esce questo simpatico board sul quale bluffo perché qui non posso fare altro. Ora fa 3 per, quindi 3 per non possiamo difendere 5-10. È interessante sapere con cosa fa 3 per, probabilmente con una mano molto forte. E mentre quando fa 2 per, probabilmente non ha una mano molto forte. Sono ipotesi. Ora lui è a 18 blind, quindi questa è una mano molto forte. Non voglio che lui mi vada all in, quindi io la flatto. Cioè, limpo da bottone. Ci va uguale Olin. Ah, senti, 18 blind con K10 potrei chiamarli, ma preferisco aspettare perché comunque questo tribetta pochissimo, quindi è facile che quando tribetta così tanto c'abbia una mano molto forte. Aspettiamo magari di essere un po' più corti per fare queste giocate alta varianza. Per ora cerchiamo di levargli le chips piano piano. Potremmo giocarla come prima. Magari lui. Lui ora ha tripettato 4 per e qui si va all in noi. E good luck. Buona, dai, sono contento. Il primo streaming. La prima vittoria in streaming. Not bad, che ne dite? La mettiamo. Magari faccio un piccolo videozzo di questo streaming. Vediamo che mi viene in mente. Va bene ragazzi, vi dico com'è andata la mia giornata. Aggiorniamo il team manager. Non ho nemmeno svegliato la moglie. E vediamo.
Allora, vi posso dire che ho speso 519 più quelli di lotto che qui non sono segnati, che sono stati circa 30, 80, 619, e ho incassato 747, quindi 747 meno 619 uguale, e sopra di 128 euro. Ti va bene. Zarlart.